Max Nagel che non ti aspetti. Dopo aver vinto nel GP d'apertura in Qatar, il pilota Husqvarna ha trionfato anche nella tappa argentina, grazie alla vittoria di gara 2 al terzo posto in gara 1. Risultati ottenuti con un ritmo preciso e veloce che gli hanno permesso di superare anche Villopoto. Una giornata perfetta per il tedesco, se non fosse stato per la scorrettezza nei confronti di Cairoli nella prima manche, dove Nagel ha rovinato volontariamente la posizione che Tony si era preparato. Il pilota di Patti ha chiuso comunque al terzo posto il GP d'Argentina, nonostante una caduta nella prima manche. Seconda posizione per Desailly, solo quarto invece l'americano Villopoto. La MX2 è stata condizionata dalla caduta di Jeffrey Herlings in gara 1, dove il pilota non è riuscito a riprendere la corsa a causa dei danni alla moto, rifacendosi però con il trionfo nella seconda manche. Grazie allo zero in gara 1, la vittoria del Gran Premio è andata a Dylan Ferrandis, seguito da Paul Jonas e Jeremy Sewer. Solo settimo Herlings. Spostandoci in Italia, sono stati 86 i piloti presenti a Savignano per la seconda prova del campionato quad, che ha visto gare combattute proprio grazie all'alto numero dei partecipanti. Nella FX1 sovvertiti i pronostici della vigilia, con Andrea Cesari che è riuscito a battere in entrambe le manche i favoriti Simone Mastronardi e Mauro Perazzolo. Più combattuta la FX2, dove il pilota di casa Mattia Papa, pur non riuscendo a conquistare l'all shot, ha chiuso comunque in testa la giornata, trionfando davanti a Gianmarco Monaci e Giovanni Guzzo. Restando in tema off-road, ad Ottobiano è andato in scena il primo atto dell'italiano enduro Under 23 e Senior, con ben 400 piloti al via, caratterizzato da una nuova formula di gara per i giovani, senza percorso e basata sulle sole prove speciali. I vincitori di giornata sono stati nella classe 50 Andrea Verona, nella 125 cadetti Mirko Spandre, nelle 1-2 tempi Davide Soreca, nelle 1-4 tempi Niccolò Bruschi, nella E2 Under Matteo Bresolin e nella E3 Under Mattia Ferrari. Nella classe Lady invece si è distinta Cristina Marrocco. Accanto a loro poi hanno corso anche i piccoli del campionato italiano mini enduro, gareggiando secondo lo schema tradizionale e divertendo il pubblico presente.